Alex Giordano, pioniere del digitale in Italia, è stato tra i primi ad occuparsi di innovazione sociale e tecnologica applicata all'agri-food. Docente del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, è autore di Food System 5.0, il libro che parla di agritech applicato all'ecosistema della dieta mediterranea. Alex è venuto in visita a Sant'Agata dei Due Golfi, in penisola sorrentina, dove da 50 anni Alfonso Iaccarino, padre nobile degli chef stellati italiani, con la moglie Livia e con i figli Ernesto, chef, e Mario, general manager, dirige il ristorante Don Alfonso 1890. Alex e Alfonso ci condurranno in un viaggio dove transizione digitale, transizione ecologica e transizione sociale navigano la stessa rotta, quella della dieta mediterranea. Secondo una ricerca del 2020 dell'osservatorio Smart Agri-Food, sono in aumento le aziende che stanno scegliendo le tecnologie 4.0, anche se oggi la superficie agricola utilizzata, che viene gestita da un punto di vista della trasformazione digitale, è ancora pari al 3-4%. Oggi invece abbiamo l'onore e qui il piacere di avere come ospiti la società agricola Portofelloni, che è stata una delle aziende principali, tra le prime che già dalla fine degli anni 90 ha cominciato questo percorso con l'agricoltura di precisione, lavorando proprio sulla mappatura dei campi. Ma abbiamo qui con noi Cristiano Salvagin. Mi dica, Cristiano, quali sono poi i reali vantaggi, i principali vantaggi che avete ricevuto dall'adozione di queste tecnologie? Beh, possiamo dire che attraverso tutti i vari passaggi che sono stati fatti, quindi partendo da un monitoraggio delle produzioni, che è il dato dal quale si dà origine alla conoscenza di quanto è produttivo un terreno e quindi un'azienda in relazione alle varie colture, l'obiettivo era quello di aumentare la redditività, quindi migliorare le produzioni, minimizzare gli impatti sull'ambiente con l'utilizzo ottimale, con l'utilizzo mirato dei principi attivi e dei mezzi produttivi, migliorare anche lo stato dell'imprenditore e dei collaboratori. Quindi tutti questi obiettivi sono stati possibili e sono ancora migliorabili attraverso l'implementazione di tecnologie e di abitudini a lavorare in un certo modo. Grazie, ma ci dica, Cristiano, ma cosa consiglierebbe lei a un imprenditore agricolo, anche di piccole dimensioni, rispetto alla scelta di assecondare la transizione digitale? Oggi ci sono molte aziende che si sono avvicinate a queste possibilità, a queste tecnologie. Ci sono anche dei gruppi che assistono le aziende, quindi fanno un po' da accompagnatori in questo percorso, mettendo a disposizione conoscenze, mettendo a disposizione tecnologie e soprattutto mettendo a disposizione quei mezzi necessari per leggere i dati, perché alla base di tutto ci sono i dati. L'agricoltura fa un po' fatica a elaborare questi dati e anche in origine a raccoglierli. Ecco che lo sforzo dovrebbe essere quello proprio di mettersi a disposizione di chi ha degli strumenti, di chi dà una preparazione, seppur in realtà di dimensioni piccole, di vedere, di avvicinarsi a queste tecnologie con un grande impegno, questo sì, senz'altro. Diciamo che oggi l'impegno economico rispetto a un tempo è anche un po' più sostenibile. Che dire, Cristiano, grazie davvero, spero di venirle a fare presto visita a Portofelloni. Vi aspettiamo. Grazie. Alfonso, diceva Van Gogh, noi che viviamo di pane non siamo forse grano? È interessante, no? Quindi questa relazione viscerale, quindi, con questo prodotto, uno dei primi prodotti che ha sostenuto forse la nascita delle prime comunità, e sicuramente ancora oggi c'è una memoria molto viva nelle pratiche che poi
Sono le pratiche condivise che, al di là di idee, ideali, ideologie, forse tengono insieme la vera memoria di comunità. E su questo, voglio dire, pensare, no, quindi anche all'innovazione dal punto di vista del grano, significa pensare a un'innovazione che, come dice Van Gogh, ci fa prendere consapevolezza di questa simbiosi tra noi e, diciamo, i territori. Il mio rapporto col grano, vissuto dalla macchina, quando viaggi, la dorsale appenninica, che è dalla parte appenninica della Vellinese, scendi verso il Tavoliere delle Puglie, no? E la frequento per motivi di lavoro diverse volte l'anno e vedo che questi colori autunnali, questi colori estivi di un verde smeraldo che poi si trasformano in giallo vivo, in giallo intenso durante l'estate con qualche papavero al centro. Sono scenari che ti danno veramente una serenità e qualcosa di speciale. Poi ti rifai a che cosa? A un prodotto straordinario che sarà tra quelli che rappresenterà i prodotti del lusso del futuro in questi paesi interni. Quando hai l'occasione di viverlo la serata, la mattina, fai un passaggio per le strade cittadine, cioè se ci sta un fornaio, un panettiere, tu avverti nell'aria certi profumi antichi, inebrianti, che poi saranno l'evoluzione del moderno, nel futuro sarà quello. Quanto alla gente si possono dare queste sensazioni, che per questioni di modernità hanno perso nel tempo, no? Poi all'effetto del palato, una pasta fatta con un grano tradizionale speciale, c'ha tutti altri sapori, altri profumi, e l'aspetto della digeribilità, l'aspetto di farti sentire sazio, perché tu stai ingerendo un prodotto integro, certo, che ti soddisfa, e secondo me sono cose fondamentali da valutare. E a proposito di questo, io leggo qui sui nostri appunti: gnocchetto, acqua e farina con noci. Questo perché? Per rispetto di quella cultura interna delle regioni meridionali appenniniche, dove venivano coltivati questi grani duri, no? Allora, questo piatto è stato fatto con dei grani importanti, lavorati soltanto con l'acqua. E poi con le noci cosa facciamo? Tritiamo le noci nel mortaio, con un cucchiaio di olio ne facciamo una pasta, aggiungiamo del latte, e facciamo portare a ebollizione, in modo che esprimono tutti i sapori, gli oli primari si esprimono e si allargano nella crema oppure nella salsa, e poi ci saltiamo dentro gli gnocchi, con una grattugiata di formaggio intenso e sempre delle colline, possibilmente di capra o di pecora, secondo me è una grande goduta. Che dire, la conoscenza ancora una volta fa la differenza, la conoscenza che ci guida a scegliere le giuste materie prime dai giusti produttori, nelle comunità che realmente portano avanti, diciamo, un discorso di recupero di quella che è la biodiversità. Questo è quello che possiamo fare ciascuno per noi. È interessante adesso sapere le idee che si stanno sviluppando in Europa sul tema della tracciabilità del cibo. Benissimo. La tracciabilità del cibo è un elemento importante della strategia Farm to Fork, è una nostra responsabilità rendere trasparente il processo di produzione, di trasformazione, di vendita del cibo a livello europeo. Abbiamo fatto tanto per migliorare la tracciabilità dei prodotti anche da un punto di vista della sicurezza alimentare, ma vogliamo appunto rafforzare questi processi di tracciabilità anche alla luce delle nuove tecnologie, mi riferisco principalmente alla blockchain, alla capacità e alla possibilità che abbiamo oggigiorno di integrare le informazioni lungo la filiera agroalimentare con le migliori tecnologie, riducendo anche al massimo i costi di gestione, quindi anche tutta la parte amministrativa, i carichi burocratici che spesso attanagliano gli operatori del sistema agroalimentare. Allo stesso tempo però sappiamo bene che questo è un processo importante, ambizioso,
che necessita di strumenti di informazione, di formazione e di aiutare anche le aziende magari più in difficoltà nel processo di transizione. Non a caso anche la politica comune post 2027 ha gli strumenti giusti per aiutare gli agricoltori nei processi di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, proprio per rendere tutti gli attori consapevoli di questa necessità, la necessità di rendere il cibo tracciabile, perché se miglioriamo la tracciabilità del cibo, riduciamo al minimo, se non azzeriamo del tutto, anche le frodi alimentari, che è un problema che mina la sostenibilità del processo di transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili. Quindi siamo convinti che la tracciabilità, e mi riferisco principalmente alle informazioni necessarie sia per il consumatore ma anche per le autorità competenti per quanto riguarda i controlli che vanno effettuati durante i vari processi di produzione, trasformazione e vendita. Quindi su questo fronte l'Europa è impegnata e la strategia Farm to Fork vuole dare appunto una spinta, vuole accelerare questo processo di sviluppo, applicazione e di enforcement, quindi di controllo dell'avvenuta applicazione, nella correttezza degli strumenti.